Ho visto un genio 5. Oggi ci troviamo alla seconda scuderia del Castello di Vigevano con l'organizzatrice di questa collettiva di artisti, Nove Rita artisti, Viarendi. nove Ciao. artisti, ciao, Ciao Rita. buongiorno. Un'altra 9. bella lavorata, dedicata a un maestro vigevanese, non purtroppo per demerito suo, non molto conosciuto perché era una persona molto schiva, Stiamo però parlando di Dario comunque Mazzoli, di Rita. Dario Mazzoli, esatto. E lui è nato come artista musivo, ha lavorato tanto il marmo, e ha dipinto tanto, ha fatto tante cose, ha fatto anche delle bellissime sculture che qui non ci sono, Sì. Diciamo, fatte con la carta stagnola. Rita, ti interrompo, morto una decina di anni fa, giusto? 10 anni fa. Esatto. È mancato 10 anni fa a marzo. Allora, la mostra Esattamente. è strutturata in Sì, questo sì. modo. Gli espositori sono divisi da un'opera del maestro. Ho cercato di Sì. associare ad ogni artista, vuoi per colore come in questo caso, o vuoi per forma come nell'altro caso. Sì. Praticamente qui diciamo che l'artista Protti riprende un po' le forme geometriche di questo nudo, perché questi sono Sì, nudi, si ed è molto vede vicino anche come colori. un impressionismo astratto, Sì, però anche una forma di figurativo. astrattismo Figurativo. figurativo tutto suo. Io ho conosciuto Mazzoli in questa occasione, Arte in Giardino 2015. L'ho voluto qui perché era un ricordo particolare. Bellissimo E questo da qui sono dipinto. partiti tutti i suoi astratti, che poi vedremo di volta in volta. Ecco, questo con questi bellissimi colori che partono dagli Sì. azzurri e dai grigi o dei blu spenti, è un riferimento a Picasso. Lo È ricorda. riconoscibile, sì. Certo. Questi sono qui perché sia i fondi, sia i colori me li ha regalati il maestro. Quindi per me Ah, hanno un sì. riferimento Sì. particolare e affettivo. Allora, questi sono i miei lavori, però li ho creati in quest'ultimo periodo pensando a lui, con degli astratti. Le Colori molto caldi, terre. le terre. Sempre Malila Bergonzi, Sì, esatto. È un astratto. astratto. Ma non è solo astratto, è anche inciso, perché c'è tanta di quella materia che lui col manico del pennello poteva anche incidere la materia. Sì, difatti si vede Sì, che è si incisa vedono le incisioni, proprio. certo. Bella, bella idea. Bellissimo. E qui c'è un mondo di colore, a differenza Sì. dei suoi grigi. Questo è Luigi della Torre, Ungo. Vero, è Questo vero. è tutto tessuto di jeans cucito a macchina. Jeans cucita a macchina. Ma Sì. che bella idea. Allora, sì, Luigi diciamo che fa parte del genio di Leonardo, perché lui il genio ce l'ha veramente. Questo è ancora il maestro Mazzoli con questi colori terrosi molto caldi. Sembrava cartone, No, invece è cemento. cemento, cemento. Sì, tanto giallo, tanto Il arancione, colore del girasole. tanta Ah. luminosità, bello. Anche un po' di brillantini, bello. Tecnica Anche spatolata. qui c'è dentro del cemento, c'è dentro del kerakol, c'è dentro di tutto. Roberto Sommariva. Roberto Sommariva è un insegnante di belle arti, Sì. adesso è in pensione, però questa è una tecnica sua personale. Praticamente Ah, ecco, stavo è dicendo. carta da spolvero stropicciata e poi dipinta mentre era bagnata. C'è una tecnica particolarissima. Questo è un autoritratto del maestro che ha fatto nel periodo in cui frequentavo lo studio del maestro Maccaferri di Cilavegna. È un po' datato perché risale, posso dire, agli anni 60. Bellissimo ricordo che avete donato a Sì, tutta Vigevano a perché è un bel Vigevano, ricordo. sì, è un artista che merita Sì. veramente di essere conosciuto. E sarebbe opportuno fare qualcosa d'altro perché lui di opere ne ha tantissime, Tantissime. tantissime. E niente, noi questa Bello, sì. mostra, la quinta edizione, l'abbiamo inaugurata sabato, che era il 4 febbraio, e niente,
abbiamo avuto un bel pubblico, sì. Devo ringraziare tutte le persone che sono venute, soprattutto la famiglia che ci ha dato la possibilità di esporre questi lavori. E poi comunque la mostra è aperta tutti i pomeriggi durante la settimana. E poi sabato, ancora sabato e domenica. Questa domenica. E come orari? È dalle 3 alle 6. Dalle 3 alle... Orario di Castello. Va bene. Chiedo ai vigevanesi di venire a conoscere questo maestro. Perché avete sentito? Seconda scuderia del Castello Sforzesco. Ciao, grazie, ciao Rita, grazie. Grazie. Sono sempre e un saluto anche a tutti gli artisti che sì, davvero hanno donato queste opere in questa meravigliosa location. Ciao a tutti.